Siamo alla terza parte di questo percorso, di questo tentativo di raccontare la storia del pensiero geopolitico attraverso gli eventi, gli autori e i testi che nel tempo hanno contribuito a dare una forma alla geopolitica, anche se tuttora non ha dei contorni ben definiti. Con la fine del secondo episodio avevamo raggiunto un evento cardine, il crollo del muro di Berlino, 9 novembre 1989. Praticamente eravamo arrivati alla fine della geopolitica della Guerra Fredda. Ecco, volendo trovare un titolo per questo terzo episodio, direi che è La storia del pensiero geopolitico del nuovo ordine mondiale. Vi raccontavo che in pochissimi si aspettavano a fine anni 80 di veder crollare l'Unione Sovietica. Tra questi Randall Collins, nella misura in cui aveva compreso le enormi difficoltà geopolitiche che il sistema sovietico non sarebbe più riuscito a superare. Ma lo stesso non si può dire per la maggior parte degli altri esperti di geopolitica suoi contemporanei. Quello che intendo dire è che sia la strategia politica che il lessico politico che l'Occidente si era abituato a utilizzare dal 1947, non so se vi ricordate il lungo telegramma di George Kennan, all'improvviso non funzionano più, non valgono, non sono più credibili. Quindi ora il crollo dell'impero sovietico rivela non solo il fallimento del comunismo, ma anche il fragoroso fallimento intellettuale delle stesse istituzioni occidentali che vantavano grande competenza in materia di geopolitica, compresa la CIA, e persino la miopia di settori, se non scientifici perlomeno disciplinari, come la sovietologia, che era lo studio dell'Unione Sovietica. Ma naturalmente non crederete che all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica classi intere di intellettuali e isolati interi di vetrocemento abbiano riconosciuto la propria miopia. Hanno fatto di tutto per tentare di rilegittimarsi. E, come dicevamo, la legittimità di queste istituzioni dipendeva dalla presenza di una minaccia esterna. Ma se la minaccia esterna adesso è collassata, serve una nuova minaccia. E qual è la minaccia ancora più pericolosa, ancora più spaventosa alla fine della Guerra Fredda? Proprio questa condizione di caos geopolitico, questa vertigine, l'informe sistema di relazioni internazionali post-Guerra Fredda. Sia chiaro che di nuovo ordine mondiale parlò anche e forse per primo Gorbaciov, anche se con toni molto vaghi, molto idealistici. Lui immaginava un ordine fondato sulla cooperazione interstatale, quindi Nazioni Unite che fanno le Nazioni Unite, che si adoperano per affrontare le minacce transnazionali al pianeta, come il degrado ambientale, la proliferazione delle armi nucleari. Mentre negli Stati Uniti, guidati da George Bush padre, si cominciava a utilizzare questa stessa formula, nuovo ordine mondiale, accompagnandola con un certo tipo di lessico. Si parla di incertezza, di imprevedibilità, di instabilità come nuove minacce in questo nuovo mondo, che ha bisogno quindi di un nuovo ordine, un nuovo disegno, una nuova rappresentazione per essere compreso e naturalmente orientato. Un nuovo ordine mondiale con gli Stati Uniti al centro, che hanno la responsabilità unica di fare il bene del mondo, anzi, la responsabilità unica di fare il duro lavoro di portare la libertà nel resto del mondo. E il primo test sul campo di questo nuovo ordine è la risposta all'invasione irachena del piccolo stato del Kuwait. 1990-1991, guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, quella che ha aperto un nuovo capitolo di storia e quindi anche di storia del pensiero geopolitico. Sul lungo capitolo delle azioni intraprese dall'Occidente per esportare libertà e democrazia nel mondo, così come sulla cosiddetta O2P, la responsabilità di proteggere, e sulle guerre umanitarie, io sto preparando un altro filmato. Restiamo invece sul pensiero geopolitico, quindi sulla storia delle narrazioni geopolitiche di questa nuova fase storica. Dicevamo 1990-91, prima guerra del Golfo, annunciata con toni trionfalistici e trombe lucide che ben presto molti intellettuali prenderanno in prestito. Uno su tutti, Francis Fukuyama, con il suo celebre fermaporta intitolato La fine della storia, sempre per la serie Après-moi le déluge, vendibilissimo perché i toni sensazionalistici trovano sempre una lunga fila di nemorini pronti a comprare. Ma ad ogni modo, qual era l'idea di fondo di La fine della storia? L'idea di fondo era che l'Europa occidentale e gli Stati Uniti rappresentino lo stato omogeneo universale e che l'Occidente sia il culmine di tutto il progresso storico.
Ed ecco che allora la fine della storia è quel punto in cui l'umanità ha attualizzato le verità universali espresse per la prima volta nella Rivoluzione francese. Poi certo la storia non finisce letteralmente, perché la maggior parte degli stati sta ancora lottando per raggiungere e realizzare queste verità universali, quindi una storiellina con la S minuscola continuerà a srotolarsi fino a quando tutti gli stati non saranno diventati bravi abbastanza da potersi far fare l'occhiolino dall'Occidente, che invece hanno era già alcuni stati bravi, bravissimi, campioni di civiltà, che stanno aprendo la via mostrando l'apice dell'evoluzione storica che loro hanno già raggiunto. E per quanto riguarda lo stato omogeneo universale, quello è omogeneo e universale perché tutte le contraddizioni precedenti, come le divisioni geopolitiche o quelle di classe, ad esempio, sono risolte e tutti i bisogni umani sono soddisfatti. Qual è il motivo per cui ho pensato di non parlarvi di Fukuyama in maniera tale da agevolare la sua discesa nell'oblio, ma non ho potuto farlo? Non ho potuto farlo perché, come dicevo, ha avuto un'influenza enorme su tanti altri autori. Luttwak, ad esempio, che raccoglie l'eco di Fukuyama dove insiste sulla rilevanza dell'economia nel nuovo ordine mondiale e però è d'accordo solo in parte con il suo ragionamento e non lo è con le sue conclusioni. Luttwak sostiene che il tramonto della Guerra Fredda determini il passaggio nella politica mondiale dalla geopolitica alla geoeconomia. E lo sostiene a suon di generalizzazioni nemmeno troppo truccate. A leggere Luttwak scrive cose del tipo: tutti a quanto pare concordano sul fatto che i metodi del commercio stanno sostituendo quelli militari nella politica mondiale. Credo siamo d'accordo sul fatto che tutti a quanto pare sia una premessa o un'argomentazione scientifica che non verrebbe accettata nemmeno in una tesina delle medie, sì. Però, anche se certamente non è così semplice come lo descrive Luttwak, è certamente vero che la preoccupazione per l'economia, per la base economica della forza politica e militare, è stata particolarmente pronunciata dopo il crollo dell'Unione Sovietica, proprio perché, come dicevamo, era il nemico ufficiale, era l'altro orientale che aveva contribuito a definire il sé occidentale per oltre 4 decenni. E perché parliamo di preoccupazione per la base economica, per l'economia, per la geoeconomia a inizio anni 90? Perché a inizio anni 90 gli Stati Uniti avevano un rapporto deficit-PIL terrificante. Come conseguenza della globalizzazione dell'economia americana e dei costi del rafforzamento militare voluti dall'amministrazione Reagan negli anni 80, gli Stati Uniti registravano deficit di bilancio e commerciali a livelli record, tenuti a bada solo perché potevano permettersi di fare quello che fanno sempre, cioè esportare la propria inflazione. E il più grande deficit commerciale degli Stati Uniti a inizio anni 90 era quello con il Giappone. Proprio per questo alcuni autori cominciano a vedere il Giappone, questa nuova superpotenza con un enorme surplus commerciale, come il nuovo grande nemico degli Stati Uniti, un nuovo altro orientale pieno di risorse dal pensiero imperscrutabile, pronto a riempire la casella lasciata vuota dall'Unione Sovietica, così alla fine a ritoccare i ritornelli ci sarebbe pure voluto poco. Ed ecco che alcuni intellettuali hanno parlato di colonizzazione economica degli Stati Uniti da parte delle transnazionali giapponesi, mentre altri, come il giornalista James Fallows, hanno fatto eco a George Kennan chiedendo il contenimento del Giappone. E sono usciti anche libri come The Coming War with Japan, Shadow of the Rising Sun e persino romanzi come Rising Sun di Michael Crichton. Questo sempre perché la geopolitica non è fatta solo di saggi e di discorsi di fronte al congresso. La geopolitica è fatta di immagini, di percezioni e di proiezioni. Ma torniamo a noi. Torniamo a Luttwak quando parlava della transizione dalla geopolitica alla geoeconomia. Fino a qui si direbbe quasi che fosse d'accordo con Fukuyama, e invece no, perché nella visione di Luttwak non c'è nulla di pacifico, né nel processo di transizione né nella natura delle relazioni internazionali, ora e in futuro. Non c'è una soluzione, una fine della storia, pacifica, un apice della civiltà. Dal momento che, scrive, gli stati sono spinti dagli impulsi burocratici di conservazione e potenziamento del ruolo ad acquisire un sostituto geoeconomico per il loro ruolo geopolitico in declino.
Questo vuol dire che per Luttwak il conflitto tra gli stati è inevitabile, ma la globalizzazione dell'economia statunitense e il crescente potere delle imprese transnazionali non solo non sono stati ostacolati dai leader politici americani, ma anzi sono stati vivamente incoraggiati. Ed è anche solo per questo che leggere, come fa Luttwak, una netta contrapposizione tra geopolitica e geoeconomia non aiuta a leggere meglio la realtà. Sia l'amministrazione Reagan che quella Bush e anche la successiva amministrazione Clinton aderirono pienamente alla dottrina del liberalismo transnazionale, del neoliberismo, che crede nell'estensione dei principi del libero scambio e della deregolamentazione a livello mondiale. Poi la fine della Guerra Fredda non ha segnato la fine della geopolitica, ha segnato la fine della geopolitica della Guerra Fredda. Anzi, nemmeno del tutto, se pensiamo alla politica estera degli Stati Uniti nei confronti di Cuba, che è andata avanti. Quel che è certo è che l'arrivo della globalizzazione ha visto un aumento vertiginoso della competizione geoeconomica, soprattutto in termini di tensione sulle risorse, in particolare l'energia. Si passa da un mercato centrato sull'Occidente a un mercato che ruota sì sempre intorno a una moneta di scambio occidentale, il dollaro statunitense, ma che è sempre più globale e globalizzato. Oleodotti, gasdotti, delocalizzazione produttiva, land grabbing e tutta quella lunga lista di fenomeni che non hanno ancora trovato un equilibrio e una forma definitiva capaci di evitare di friggere il pianeta nel giro di un secolo. Per non parlare del fatto che cosa significhi agire geoeconomicamente in un mondo popolato di economie che sono sempre più slegate dalla terra, dal territorio. Quindi a livello nominale sono imprese nazionali, ma a livello funzionale sono transnazionali. La sede europea di Google è a Dublino, non venitemi a dire che Google è un'azienda irlandese. In uno scenario di questo tipo, come si fa a capire che cosa significhi agire geoeconomicamente? Come si fa a slegare la geoeconomia, qualsiasi cosa significhi, dalla geopolitica? Non sono opposti, non sono in contrapposizione, sono intrecciati l'uno con l'altro. L'ultima creatura che vorrei presentarvi in questo episodio si chiamava Samuel Phillips Huntington ed è stato anche lui un docente e un consulente di primissimo livello dal momento che ha fatto mezzo secolo ad Harvard, dove dirigeva un centro studi internazionali e che con Carter presidente ha rivestito ruoli molto importanti nel National Security Council della Casa Bianca. Huntington è conosciuto soprattutto per la sua teorizzazione del Clash of Civilizations, lo scontro di civiltà, che è un'espressione che in realtà pare che sia stata coniata da Bernard Lewis, ma che Huntington rese celebre in questo suo articolo citatissimo che comparve su Foreign Affairs e che si intitolava appunto The Clash of Civilizations e che si pose in diretto contrasto con le tesi di Fukuyama, sempre nel tentativo di analizzare le dinamiche principali della geopolitica post-guerra fredda. Ora, se Fukuyama tratteggiava la fine della storia con l'avvento della globalizzazione guidata dalle liberal democrazie occidentali, secondo Huntington, al contrario, la fine della Guerra Fredda non avrebbe affermato un modello unico verso cui tendere tutti quanti assieme, ma anzi, avrebbe liberato le diverse civiltà dal gioco del bipolarismo politico e ideologico degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, lasciandole libere di svilupparsi autonomamente e di scontrarsi anche. Quello che Huntington prevede e immagina a metà anni 90 è che i conflitti successivi alla Guerra Fredda si sarebbero verificati con maggiore frequenza e intensità lungo le linee di divisione culturale, non più sulle linee politico-ideologiche determinate dai due grandi blocchi. Ma attenzione, perché queste linee non sono necessariamente i confini degli stati. Huntington crede che la divisione del mondo in stati sia in qualche modo riduttiva e che il mondo, per essere meglio compreso, vada invece suddiviso a seconda delle civiltà e ne enumera 8: quella occidentale, quella latinoamericana, quella africana, quella islamica, quella sinica, indù, ortodossa e giapponese. Quando vedete qualcuno che fa un disegno sul mondo, magari un bel insieme colorato e ci appiccica un'etichetta sopra, quella è geopolitica. Guardia alta.
Huntington suppone che per capire i conflitti presenti e futuri siano da prendere in esame anzitutto le divergenze culturali e che la cultura, non la semplice appartenenza a uno Stato, la cultura debba essere accettata come un luogo di scontro. Scrive: la mia ipotesi è che la fonte di conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell'umanità e la fonte di conflitto principale saranno legate alla cultura. Gli stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto mondiale, ma i conflitti più importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. Lo scontro di civiltà dominerà la politica mondiale e le linee di faglia tra le civiltà saranno le linee su cui si consumeranno le guerre del futuro. L'Occidente non ha conquistato il mondo con la superiorità delle sue idee o dei suoi valori o della sua religione, ma attraverso la superiorità nell'uso della violenza organizzata, ovvero la potenza militare. Gli occidentali lo dimenticano spesso, i non occidentali mai. E ancora, nel mondo che emerge, un mondo fatto di conflitti etnici e di scontri di civiltà, la convinzione occidentale dell'universalità della propria cultura comporta tre problemi. È falsa, è immorale ed è pericolosa. L'imperialismo è la conseguenza logica e necessaria dell'universalismo. Sia chiaro che, nonostante il livello di lucidità di questa creatura sia di un'evidenza palmare, Huntington sta scrivendo per un uditorio occidentale, sta sperando perlomeno che l'Occidente colga questo avvertimento e sia in grado perlomeno di riconoscere la natura di questa tensione. Non a caso, in questi stessi testi, Huntington scrive che l'estremismo islamico sarebbe diventata la principale minaccia al predominio occidentale sul mondo. Edward Said, a questo proposito, parlerà del rischio di un clash of ignorance, ma questo fa parte di un altro pezzo di storia del pensiero geopolitico che cercherò di raccontarvi nel prossimo episodio.